identitari e identità tra i ragazzi nello spazio circostante. Siamo consapevoli che rigenerare è molto più difficile che partire da zero. Come poi noi riusciamo a reperire i fondi per dare vita a queste iniziative? Grazie a questo bando che abbiamo vinto avremo 4 mesi nei quali riusciamo a sostenere. Questo progetto ZIP partito da Giusy Caroppo è molto interessante per me. Io sono stata invitata da lei, sono un artista, ma la cosa speciale è che lei abbia coinvolto artisti diversi, anche come sono io, interessati a degli aspetti non prettamente artistici. Un progetto che sicuramente andrà avanti perché è un progetto positivo, è un progetto pulito. Ovviamente in questo slancio in prospettiva ci mettiamo in campo tutti, parti politiche, ma non soltanto. Che abbiamo sposato e abbiamo preso a cuore questa tematica che veramente interessa in particolar modo gli architetti, gli ingegneri, i pianificatori. Parliamo quindi di due tematiche, della rigenerazione urbana e della riqualificazione urbana. Dicevo che il vostro progetto ZIP è ancora più meritorio per il semplice fatto che coinvolge il cittadino, coinvolge la cittadinanza. Bisogna fare degli accordi forti in termini di patto. Non patto città-campagna solo, ma patto fra pezzi della città, pezzi del territorio, pezzi di stakeholders importanti. Sul fatto delle competenze, del prima, durante e dopo un progetto che non è mai sempre solo architettonico. No? E poi viceversa, in questo luogo avete dimostrato, state dimostrando, perché non si è arrivati a nulla, il progetto si conclude, ma è soltanto l'avvio di un percorso molto lungo, molto complesso, molto difficile. Come poi questi spazi vengono utilizzati dai cittadini. Quello che c'è dietro ZIP, ma che poi è quello che c'è dietro il GOS, perché ormai si parla tanto, è quasi di moda parlare di rigenerazione urbana. Che quello che stiamo facendo, quello che faremo, appartiene a noi veramente. Disciplinare l'intervento nella città costruita ai fini di una sana rigenerazione. Inizio a parlare, innanzitutto parletta per la prima volta di archeologia industriale. So happy staying in Italy. I have a good job. Di a Barletta, poi la patrona mi hanno assumito anche al contratto di indeterminato lavoro tutti i giorni. Adesso grazie a Barlettano, anche italiano, ti saluti tutti. Tu arrivo in Italia, è stato 16 anni fa, lasciare una bambina di 5 anni, un buon lavoro dove posso dire che primo lavoro che siamo stati trattati da umani. A me è piaciuto molto il fatto che potevamo sbizzarrire la fantasia. Tipo
parte molto, molto, molto contento. La prima volta che vengo qua mi ha invitato una persona, è una bella bella giornata. In the depths of the soul, there...